il più piccolo fra noi, alle tastiere, Lorenzo Freccia D'Urso. Abbiamo una voce stupenda, chi l'ha sentita ieri sera in teatro ha gustato nel suo tratto più bello, quello che riesce ad esprimere meglio le sue peculiarità di artista. Marika Zingaro alla voce. Il granitico architrave dei maltesi, senza il quale questo gruppo si afflosserebbe su se stesso. Non mi ricordo se l'anno scorso la fece la battuta della Lega, dei risultati della Lega. Potremmo fare, sì, si afflosserebbe come, che vi devo dire? Il PD alle ultime elezioni. Come... Vabbè, va. E Giuseppe Bruni alla batteria. Anche lei è piccola ma fa egregiamente il suo lavoro. Al violino e ai cori Antonia Volpone. Non teme il caldo, non teme il freddo, non teme le intemperie. Al basso e al baffo Angelo Verbena. Donne, smettete. Prima di presentare il cantante della band, a nome di tutto il gruppo ci tenevo ancora a ringraziare tutti gli amici di Carta Dannata che ci hanno richiamati qui a suonare. Faccio un po' di nomi: Donatella, Barbara, Massimo, Marco. Sicuramente ne dimenticherò qualcuno. Domenica, Silvia, Laura, insomma tanti. Ringraziamo ancora gli ottimi, davvero, ragazzi del service che sia ieri che oggi hanno fatto un lavoro eccezionale, spero anche per voi. E che dire, noi vi diciamo, è stato meglio incontrarci e non esserci mai lasciati. E sempre di citazione in citazione, come direbbe De André, pensavo è bello che dove finiscano le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra, abbiamo cantato prima, noi diciamo pensiamo è bello che dove finisca la voce di Fabrizio, di Andrea debba in qualche modo incominciare quella di Dario e di Stefano. E un caffè pagato al nostro prode chitarrista Francesco Corallo. Ringraziamo anche Alessandro che ha presentato la serata ieri e di oggi.